un fiore ad un braccio, ad una gamba, alterazione del colore della pelle, del pigmento, difficoltà a muovere la gamba o il braccio, pelle suscettibile all'infezione, prurito, tensione della pelle e il linfedema. Una congestione dei tessuti molli che si trovano sotto pelle, che si verifica quando il nostro sistema linfatico non è più in grado di trasportare la linfa. Ricordiamo, il nostro corpo è fatto per il 70% di acqua. L'acqua e le proteine del nostro corpo quindi ristagnano nei tessuti e quindi provoca la comparsa di questi gonfiori. Il linfedema non è guaribile, progredisce se non c'è insomma una terapia, un trattamento. Con noi per parlare delle cure, della terapia contro questa patologia che è molto diffusa, uno specialista, Alfonso Forte, medico fisiatra del gruppo Forte dei centri CEFISA. Dottor Forte, le cure contro il linfedema, tranne i casi estremi, mi pare, poi lo dirà lei, con la chirurgia, sono tutte riabilitative, insomma, con drenaggio, massaggio, è vero, e bendaggio. Essenzialmente sì, cioè l'infedema purtroppo è una delle problematiche, delle difficoltà molto serie di gestione, proprio perché, come giustamente diceva lei, è un problema cronico, cioè dall'infedema non si guarisce. Per cui sicuramente il paziente che è affetto da questa problematica è costretto, diciamo, per tutta la vita a fare una serie di cure. Sicuramente la cura è sempre una cura, diciamo, complessa a 360 gradi, che consta di un drenaggio linfatico manuale che rappresenta sicuramente il gold standard, quindi il principale elemento terapeutico. Ma accanto a questo sicuramente c'è un'idonea dieta, c'è una prescrizione di idonei prodotti di tipo farmacologico e c'è una prescrizione di esercizio fisico, Sì, perché anche quello certo, favorisce chiaramente il ritorno venoso. sì. Noi dobbiamo immaginare l'infedema come giustamente diceva lei, un accumulo di acqua e noi abbiamo due sistemi che poi drenano l'acqua, il sistema venoso e il sistema linfatico, che poi molto spesso vengono pure confusi, nel senso che molto spesso non si fa una diagnosi precisa. Quando si ci vede un arto gonfio, si pensa subito ad un'insufficienza venosa. Si fa un ecocolor Doppler, che sicuramente rappresenta il primo esame da fare quando si ha un edema di un arto, e molto spesso questo Doppler è negativo, proprio perché, ecco, la prima autostrada funziona bene, cioè le vene funzionano bene. E molto spesso si trascura questo sistema linfatico, che poi in realtà è la causa di questo tipo di disturbo. C'è in qualche caso anche c'entra un po' la genetica, cioè la Allora, familiarità. sicuramente noi essenzialmente dobbiamo distinguere due forme di linfedema: un linfedema primario o idiopatico, cioè consideri che quando non si conosce la causa di un disturbo, di una malattia, generalmente si definisce primaria o idiopatica. È chiaro che 30 anni fa non si aveva nessun controllo e nessuna informazione sulla genetica, non si conosceva neanche il DNA. Per cui effettivamente veniva chiamato idiopatico. Oggi invece si è visto che esiste una genetica, una predisposizione, tante malattie, tante mutazioni possono causare, diciamo, questo tipo di disturbo. Per cui, diciamo, esiste una forma geneticamente predeterminata di linfedema. A differenza poi dei linfedemi secondari, che sono, diciamo, a causa nota. La causa principale di linfedema secondario sono gli esiti di interventi Ne chirurgici, abbiamo parlato la e scorsa ne volta, parlammo la scorsa sì, volta, dopo la mastectomia, principalmente nelle donne mastectomizzate, perché voglio dire, sappiamo che una percentuale, per fortuna non altissima, di donne operate al seno sviluppa questo linfedema all'arto operato, sia che si faccia una procedura, diciamo, di asportazione totale dei linfonodi, in una percentuale molto più bassa quando si fa il cosiddetto linfonodo sentinella. La stessa cosa può accadere all'arto inferiore per un qualsiasi tipo di neoplasia che interessa, diciamo, la zona di drenaggio dei linfonodi inguinali, quindi, diciamo, un'asportazione dei linfonodi può causare questo. Chiaramente manca proprio la stazione di raccolta della linfa e quindi chiaramente si crea questa situazione di ristagno di acqua e di linfa. Ecco, se possiamo andare un po' più avanti con le immagini, dove in effetti andiamo sul bendaggio, noi vediamo diciamo questo secondo sistema, secondo meccanismo ecco, qui è il bendaggio, ecco, un esempio, ecco, di bendaggio che compressivo, cioè
Qual è la funzione, dottore Il discorso Forte? è questo: poiché manca questo sistema di raccolta della linfa, quindi dei liquidi, e bisogna sostituirla meccanicamente. Fare soltanto un linfodrenaggio, seppur correttamente effettuato, e non associare un'idonea compressione, un idoneo bendaggio compressivo, può chiaramente sminuirne gli effetti. Sì. Perché il concetto, diciamo, l'optimum del trattamento è associare al drenaggio linfatico manuale, che poi vedremo va fatto in una, diciamo, con delle metodiche ben codificate. Si svuota da prima prossimalmente l'arto e poi piano piano si passa al di sotto. E dopo l'effettuazione del drenaggio sarebbe utile effettuare questi, esistono tanti, diciamo, sì, modalità operative nella realizzazione di un bendaggio compressivo, però sicuramente dopo il drenaggio fare un bendaggio compressivo rappresenta un momento di tenuta. Sì. Ed è chiaro che poi in una fase successiva al bendaggio compressivo si sostituisce una calzatura elastica. Sì. Per cui, voglio dire, la sì, funzione viene da prima, diciamo, l'arto viene da prima svuotato manualmente, poi viene bendato e successivamente il risultato viene mantenuto con una calza elastica. Una calza elastica, sì. Che ecco, sicuramente rappresenta una più semplice gestione, perché certo, dalle immagini può vedere che sicuramente la realizzazione di un bendaggio porta via tanto tempo e non consente, diciamo, non è di semplice gestione sostanzialmente. Sì. Però nelle fasi, diciamo, importanti, perché poi voglio dire, esistono anche dei fattori che aumentano il linfedema, le dimensioni del linfedema, per cui in una fase che possiamo definire tra virgolette acuta, cioè quando poi si crea un importante, diciamo, linfedema, nelle fasi così si tratta con il bendaggio compressivo. Ecco, qui siamo nel caso di un autobendaggio, cioè il paziente, ovviamente qui in questo caso forse probabilmente è una cavia, insomma, che fa vedere come si dispone la benda. È un caso di autobendaggio, cioè che fa il paziente, dovrebbe fare. Eh sì, perché in realtà, voglio dire, l'obiettivo è proprio quello, insegnare al paziente quando più, cioè la maggiore autonomia possibile. E non si può essere dipendenti da qualsiasi persona, perché, voglio dire, la persona con un problema di linfedema è una persona sana, che deve semplicemente gestire la sua disabilità, il suo disturbo. Per cui, voglio dire, un'autogestione, cioè la possibilità di imparare a bendarsi da sola, sicuramente rappresenta un passo in più in termini di autonomia, e questo sì, sarebbe auspicabile da parte di tutti, cioè l'impegno del personale tecnico, dei fisioterapisti, di tutti coloro i quali gestiscono queste problematiche, dovrebbe essere appunto volto a poter insegnare direttamente al paziente, alla persona, sì, le tecniche di autobendaggio. Ecco, ho letto che il linfedema o linfedema, si può dire in tutti e due i modi, può essere reversibile, cioè curabile, secondo grado. Il terzo grado, diciamo, poco curabile, poi quello, cioè quello irreversibile, insomma. Sì, sì, sì. Qui vediamo, un caso di pompa pneumatica intermittente, una tecnologia moderna che praticamente sostituisce il massaggio manuale. Sì, sicuramente, voglio dire, conosciamo bene quella che era la vecchia pressoterapia, che rappresenta un po' il precursore di questi sistemi pneumatici, diciamo, di ultima generazione. Questa sicuramente rappresenta una tecnologia moderna. Queste pompe pneumatiche inizialmente sono state utilizzate, diciamo, nelle terapie intensive, quindi in sala di rianimazione, perché chiaramente le persone allettate in coma potevano sviluppare una serie di problematiche, tra cui anche queste problematiche di tipo vascolare, sì, e l'utilizzo di questi sistemi pneumatici previene una serie di problematiche. Sì. Ma anche, diciamo, nel campo del linfedema, quindi per le persone affette da linfedema, questo tipo di sistema può risolvere una serie di problematiche, perché rappresenta una terapia da fare a casa. Sì. Cioè, una volta che la persona ha imparato a, diciamo, calzare, sì, questo sistema pneumatico, che, diciamo, che è progressivo, è progressivo, esatto, sì, cioè questo sistema, attraverso, diciamo, attraverso il gonfiaggio di queste camere, sì, che si trovano, sì, lungo, sì, questo bracciale, consente di chiaramente far defluire la linfa secondo, sì, le direttive, diciamo, anatomiche. Per cui, diciamo, il salto avanti è che si è reso, voglio dire, meccanico
quanto più seguendo, diciamo, il decorso anatomico della linfa, dei linfatici, e quindi in realtà questo ti sostituisce o in realtà ti mantiene l'effetto di un drenaggio manuale. Ecco, una macchina del genere magari sì, si può anche usare a casa, però occorre sempre, come dire, un assistente, insomma, sicuramente in una prima fase un formatore. Assolutamente sì, è chiaro, tutto si può fare, però bisogna farlo con competenza e con perizia, perché come le dicevo prima, anche non calzarla bene, cioè un tipo di gambale del genere calzato male ha un effetto devastante, cioè sì, può essere anche controindicato, può fare anche peggio, per cui è importante che ci sia sicuramente una persona che ti addestri all'utilizzo di questo sistema e poi ne verifichi, diciamo, settimanalmente più o meno l'utilizzo e il risultato. Sì.